www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete. Troubles.
però le posso fare la pace. Scusatemi, posso arrivare a tanto, ma non posso arrivare, credo, a dover leggere. E allora, come lo fanno? Io sono tutto molto pieno, lo sapete, sono uno degli ultimi probandi della scuola seminario di Valverde. Vorrei non fare del santuario o del convento, ma per cercare una sola cosa, mi dico come sono arrivato al convento con padre Mansueto Carullo e la Valigia. Ed ecco, ci ha accolto a Portone un frate molto buono che, chiedendomi di dove venivo, mi abbracciò e mi disse: siamo paesani, io sono Frattanzani di Sutera. Beh, sono stato molto sommere e mi aiutò a prendere le valigie e salendo le scale ci accompagnò in una stanza dove i letti erano già pronti. Appena sveglio la mattina della giornata, non di capire dove mi trovavo, avendo appena 13 anni, ero in un corsetto esagerato, 10 studenti, e presso a poco della mia età mi chiamavano Romano. In quel posto, tutte le volte, alla Madonna, miracolosa, ho preso lezioni per 5-3 anni di scuola superiore. E l'ho vissuto con quei professori che mi hanno alimentato molto, quasi tutti i compagni del popolo, avvenuto a Valverde negli anni 75. E in quella occasione ci siamo presentati e discussi. Ha messo su
la scuola cantora, cioè la corata che lui chiamava per il servizio della Chiesa. E davanti così il sindaco Angelo Spina non posso trascurare di ricordare la sua opera importante che è stata la corata. Noi ci aspettiamo che un ministro di Dio debba essere. Io ero ancora in età adolescente, quando noi parrocchiani avemmo la fortuna di avere tra noi un nuovo parroco di sì alta moralità, un grande sacerdote che avrebbe lasciato in tutti noi una lunga scia di esempio evangelico. Per me è stato sempre un punto di riferimento sin da quando frequentavo il santuario. E lui è stato sempre prodigo di consigli, critiche, sempre costruttive. www.castelloincantato.it La notizia. Corre in rete.